In questo momento di emergenza, quello che rischiamo è di annegare nell'angoscia, nella preoccupazione, nel rimpianto della vita come era prima. Ecco, invece possiamo fare qualcosa di meglio. Possiamo ritrovarci specchiandoci nelle grandi evidenze della vita che di solito non vogliamo riconoscere. La prima dice che siamo una sola umanità sulla stessa terra. Quindi tutte le logiche del respingere, dell'escludere, del competere, di quello che viene chiamato l'autonomia differenziata, ecco, tutte le volte in cui diciamo prima io, prima noi, ecco, tutte queste cose sono mortifere, ci fanno implodere. D'ora in poi dobbiamo imparare che la vita si affronta insieme e i problemi comuni possono avere soluzione soltanto da azioni comuni, soltanto attraverso la solidarietà e la giustizia. La seconda evidenza ci dice che fuori dell'amore non c'è salvezza. Credevamo che l'amore fosse solo un'emozione, magari una malattia da cui è meglio guarire. Poi in verità l'amore è la forza fondamentale della vita, che genera il bene di chiunque. E dobbiamo allora imparare ad amare, superando la nostra prima fragilità, che è l'egoismo, e arrivando poi a tradurre questo amore non solo nella famiglia, nell'amicizia, ma anche nella politica, nell'economia, nell'educazione, in ogni ambito della società. La terza evidenza è la più difficile perché scontra con il muro della nostra angoscia di morte. Con la terza evidenza ci dice che noi siamo accolti in qualcosa di eterno. Per chi crede nel Dio della vita, questa dovrebbe essere una scoperta e un'esperienza concreta, ma per chi ha altri riferimenti e non vuol sentir parlare di Dio, è ugualmente accessibile il valore dell'eterno. L'importante è uscire dalla chiusura nel proprio io, quella ci rende veramente precari. Quando attraversiamo quel confine e cominciamo a prenderci cura della vita di altri, della vita delle piante, degli animali, della comunità umana, nei modi che ci sono dati, lì allora scopriamo che esistono affetti, sentimenti, valori, realtà, persone che hanno un valore infinito che va al di là del morire. Ecco, la vita vera accoglie ciascuno di noi e noi non siamo nati per morire, ma per alimentare questa generazione di bene che passa per l'esistenza di ciascuno di noi e dà un senso a quello che noi siamo, che è più forte della morte.